lungo, è un viaggio insomma abbastanza complicato o no? No, sicuramente sarà un viaggio comodo, visto il pullman, non sarà una partita facile, però sappiamo l'importanza del match e cercheremo di portare a casa la vittoria. Quanto rammarico c'è per come è andata domenica, anche alla luce degli altri risultati? Abbastanza, eravamo abbastanza arrabbiati a fine partita, soprattutto perché comunque abbiamo concesso troppo all'Imolese, che è una buonissima squadra, e in più anche per il palo che ho colpito io, perché avrei potuto fare meglio, sarebbe stato un gol importante. Sei d'accordo con il tecnico Apolloni che ha detto questa volta davvero abbiamo rischiato di perdere? Sì, questa volta abbiamo concesso più occasioni delle altre partite, e fortunatamente Zomers ha fatto il suo lavoro e è stato bravo, e può capitare, dai, e speriamo che sia solo una partita. Tra le avversarie dirette, tra le inseguitrici, c'è una squadra che mi fa più paura delle altre? In questo momento ti direi Forlì, perché viene da, se non sbaglio, 9 risultati utili e sta facendo bene, però dobbiamo guardare a noi e cercare di fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Credo che siano gli altri a dover sperare in un nostro passo falso. Dal punto di vista personale, un bilancio di questa tua prima parte di stagione? Sono contento a metà, perché sono partito bene e poi mi sono fermato un po', diciamo, ma adesso fisicamente mi sento molto meglio, quindi spero di riprendere le prestazioni di inizio stagione. Quello di domenica, anche perché credo che veramente sia stata la prima volta che il Parma ha rischiato seriamente di perdere, è stato un problema di atteggiamento, cioè ci sono gli avversari, questo ormai è assodato, ma il Parma cosa ha sbagliato? È stato più un problema di atteggiamento o non so, di modulo, adesso non so. No, non parlerei tanto di modulo, forse siamo stati lenti nel muovere la palla e soprattutto nel primo tempo, e poi alla lunga magari ci facciamo prendere dalla frenesia di dover vincere a tutti i costi la partita, magari concedendo qualche ripartenza di troppo agli avversari, come all'ultimo minuto dove potevano segnare. Credo che i due, tra virgolette, errori siano stati questi. Ti chiedo anche una cosa che è un po' un mio pallino, tra virgolette. Ho la sensazione che il Parma attacchi 9 volte su 10 da destra. Tu che sei in campo e spesso sei dalla parte opposta, la vedi così oppure sono io che... No, è vero, prediligiamo attaccare maggiormente da quella parte. E non so il motivo, però probabilmente è vero, forse ci riescono meglio le azioni, o comunque abbiamo giocatori da quella parte che magari riescono a proporre azioni più pericolose, forse, ma anche a sinistra potremmo far male, quindi meglio attaccare da entrambe le parti. E l'ultima da parte mia è un'altra cosa che si è vista domenica, che invece col San Marino e in altre partite, insomma, comunque sembrava un difetto ormai abbandonato, i tre dietro alla punta si sono invertiti di posizione, diciamo, pochissimo rispetto a quello che succedeva all'inizio della stagione. Se sei d'accordo e se questo può essere un problema, perché di fatto rende un po' più prevedibile l'attacco del Parma. Credo sia una questione di caratteristiche dei giocatori che sono in campo in quel momento. Con alcuni giocatori magari si riesce magari a invertire la posizione, mettendo magari più in difficoltà gli avversari, perché comunque si trovano ad affrontare sempre un avversario diverso con caratteristiche diverse l'uno dall'altro, mentre domenica probabilmente c'erano in campo giocatori che prediligono magari giocare più in una posizione piuttosto che in un'altra. Senti, sì.
Vai. Riguardando un attimino la partita, mi è sembrato di... cioè ho notato questa cosa qua, che il centrocampo del Parma, tu non sei un centrocampista, il centrocampo del Parma è andato parecchio in difficoltà, forse perché magari c'era questo trequartista che vi impensieriva, non so, l'avevo chiesto anche da Polloni, lui mi aveva detto che eravate comunque preparati, però tu prima parlavi di caratteristiche di alcuni giocatori, quanto è mancato Giorgino, un giocatore che comunque ha quelle caratteristiche, intelligente, non si vede, quando c'è si sente però la sua assenza, si avverte. Sì, hai detto bene, non, magari non si vede ma si sente la sua presenza in campo perché comunque corre tanto ed è intelligente tatticamente, riesce per le caratteristiche che ha a coprire magari maggiormente alcuni buchi. Domenica cioè eravamo preparati sul loro modulo, sul fatto che cercassero spesso il trequartista, magari siamo andati un po' più in difficoltà, ma non credo sia dovuto solo a quello. Sì, ecco, poi ho notato che magari quando è uscito il numero 7 che si è fatto male, Landi se non sbaglio, sì, questo Selleri è rientrato, si è abbassato sulla linea dei centrocampisti, è entrato un altro attaccante e questo vi ha messo ancora di più in difficoltà. Forse magari vi ha sorpreso questa mossa tattica o tecnica, chiamala come vuoi, di giocare contro due dei piedi buoni davanti, perché comunque il Parma non aveva mai affrontato una squadra così tecnica. Ma eravamo preparati perché avevamo visto qualche immagine sul Limolese e Selleri avevamo visto che giocava nei tre, non da trequartista, per cui ce l'aspettavamo. Erano organizzati e tecnicamente un'ottima squadra. Ci può stare che ci abbiano messo in difficoltà. Dispiace avergli concesso così tanto e magari aver creato meno che in altre occasioni. Però non ne farei un dramma, alla fine abbiamo pareggiato, potevamo perderla, potevamo vincerla se avessi segnato e ora dobbiamo pensare a Rovigo e magari non commettere gli errori che abbiamo commesso domenica e poi a tornare a proporre un gioco magari più veloce, più brillante. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia, quella di Rovigo può essere una partita così decisiva perché va a chiudere un mese comunque pieno di impegni, va a chiudere un periodo di stagione particolarmente impegnativo, può essere una partita, la partita della svolta così? Sicuramente è una partita non decisiva per la vittoria del campionato ma molto importante perché comunque battendoli è una diretta concorrente anche se al momento è lontana, battendoli li allontaneremo ancora e terremo almeno a 4 punti il Forlì che poi dovrà affrontare tra l'altro Rovigo e San Marino se non sbaglio, per cui è una partita molto importante per noi. Il fatto che il Forlì sia arrivato almeno 4 vi mette maggiori pressioni? No, a me personalmente no, noi sappiamo qual è l'obiettivo finale. Ovvio che tutti vorrebbero arrivarci in anticipo, però dobbiamo pensare partita per partita perché è un campionato difficile, è un girone tosto dove ci sono almeno 5-6 squadre importanti e quindi dobbiamo pensare in questo momento a Rovigo e cercare di vincere quella partita, poi penseremo alle altre. Daniele, ti abbiamo visto svariare moltissimo lì davanti. Tu cosa ti senti? Più esterno, più trequartista? Abbiamo visto anche fare a volte diciamo, la prima punta. Sì, diciamo che nella mia carriera ho fatto un po' tutte quelle posizioni. Per le caratteristiche che ho, se riesco a giocare con la faccia diciamo, rivolta verso la porta avversaria, penso di poter creare più problemi. Ma per il bene della squadra posso adattarmi tranquillamente a qualsiasi ruolo. Grazie. L'ultima parte mia, ti è piaciuta questa conferenza in autobus, la rifacciamo anche più avanti? Possiamo riproporla, magari conoscendo meglio la città potremmo fare anche un giro. Ci fai da guida. Faccio da guida turistica. Grazie. Prego. Sai che